Last Christmas I give you my heart. Ma che c'entra il Natale? È arrivato un pacco, io mi sento come se fosse Natale. Quindi spacchettiamo. Ma un po' di musica ad effetti, po'. Se c'era qualcosa di delicato è già partito. A parte le cavolate, questo pacco ce lo manda, come vedete dal nastrino, Ubisoft, e dovrebbe contenere qualcosa di speciale riguardo l'anno 4 di Rainbow Six Siege. Vuoi andare te a tagliare o vado io? Antiladro, ecco come si chiamava. Ci siamo. Adesso sei ufficialmente uno sponsor della Ubisoft. Uno sponsor mobile. Perché me la fai fare a me questa parte che sai che sono impedita? Uela! Stiamo pronti a vedere il pacco. 3, 2, 1. Non si vede niente. Protezioni! Col cavolo che non si vede niente! E che ci hanno messo qua dentro? Oh mio Dio! Ma quanto è fondo! Wow! Raga, ma è la bellezza! Cioè questa è già solo questa è un regalo d'esposizione proprio, eh? Che poi anche il peso è bello sostanzioso, quindi veramente ci hanno messo Tashanka dentro, forse Gridlock. Dai! Benvenuti nell'anno 4 di Rainbow. L'apertura magnetica, quindi grande grande qualità. Ho già visto troppo. Partiamo dalle parti più importanti, perché secondo me hanno azzeccato completamente. L'hanno fatta apposta, mi conoscono. Ancient Militer Might! Raga, il cibi del suo main, che si va ad aggiungere a quelli che vedete laggiù dietro. Non so se da là muori. I cibi che vediamo laggiù dietro, però IQ, Chanka e Ash. Io sono meglio. È fantastico, io l'adoro perché è così brioso e allegro proprio come me. Le notate le differenze? Cioè, posso essere sua sorella. Bello che sei, anche se al momento non ti vedo, però so che sei bello. E dietro fa vedere anche tutti i cibi della serie 2, ovvero Sledgehammer, Valkyrie, Termite, Jäger ed Ivana. E così a primo occhio devo dire che Valkyrie è una grande fregna. Non ci sono dubbi. E ora raga, il pezzo forte. Tappatevi l'orecchio, sì. Scusate. Hanno fatto una cosa che io non credevo potesse essere possibile. Il mouse di Rainbow Six, signore e signori. Impensabile. Mouse di Rainbow. Guardate raga, è un mouse della HyperX. E anche il cavo, quello intrecciato, quindi assolutamente adatto per il gaming. Io ho notato subito che ci sono due tasti laterali. E poi è molto minimal, al tatto è una sensazione veramente piacevole perché è gommato. Questa sta a fare wow, è gommato. Quando bisogna attaccarlo e vedere subito che luce fa. Che figata, raga, che figata. Arcobaleno. Cioè, Rainbow, tipo, no? Arcobaleno. Geniali, geniali. Date una medaglia a quelle persone. Sound, guardalo, osservalo. Figata. L'hai visto? Sì. Ma l'hai visto bene? Sì. Ce n'è andato uno solo, quindi questo è mio. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare, ovvero a The Lionel, quindi Rainbow Six, diamo la proagine. Ho paura a continuare ad aprire questa scatola perché secondo me hanno già dato il massimo. Ma io penso che non ci sia. Cioè, ragazzi... Le patch adesive per la camicia, per la maglia. Cioè, ma qui no, a questo punto, The Lion in versione alibi che avete tutti visto con la giacca militare. Che gliela metti questa qui e gliela metti, sì! Guardate i dettagli, com'è cucito bene. E stavolta ce n'è una anche per me, non si ruba tutto lei. Tiè, tiè! Cos'altro nasce? Oh mio Dio! Che cazzo non è questa cosa? Non ne ho idea! Cosa ho trovato? Raga, non mi picchiate perché lo taglio subito, ma va assolutamente fatto. Che cos'è? Io lo so cosa sono, l'ho capito perché c'è scritto. Sono le carte! Sì! No! Oddio che figata! Oh, raga! Oddio che figata! Carte degli operatori di Rainbow, abbiamo Ash, Twitch, Sledge. No, ma ti dice anche le armi sotto! L'arma speciale di Ash. La Ash versione Elite. Di Ash Elite. La versione di Twitch Elite. Sledge Elite e Termite Elite. Che figata, è mio.
Io questa la incornicio e me la metto tipo sul comodino. Tipo e Santino, quando... gli prego la preghiera termale. E la notte prima di dormire gli darò tanti baci. Ce n'è un altro pacchetto? Ho paura, perché ho paura che siano uguali. No, dillo. No, 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 non aprirlo. No, no, se sto da doppiare ci rimango male, non aprirlo. Non sono doppiare perché c'è Blitzelit. Blitzelit, raga, Blitzelit. Quanto è figo. E poi devo anche dire che la carta è bella robusta, cioè sono molto bene. La versione lit, guarda, è argentata. Praticamente brilla, invece quelle comuni sono gialle. Guardate che dettagli, bellissime. Chi è che ti stai baciando? È Bandit. Ma vaffanculo a Frost. Oh, questa cosa. Oh, che bellezza. No, è Frost Elite. Tieni. Ah, no, io credo Elite. Figo. No, c'è Frost Elite. Frost Elite, raga. Frost Elite. Frost Elite. Muah, è tipo la mia stra preferita. Ragazzi, parte da adesso il giveaway per ricevere le carte di Frost in versione normale e Frost Elite. Mi raccomando ragazzi, abbiamo deciso di comune accordo di regalarvi queste due carte. Non dovete fare altro che andare qua sotto i commenti e fare l'hashtag le voglio. Veramente fighissime le carte di Rainbow, non me le aspettavo, di sicuro andrò a acquistare anche le rimanenti, perché per forza, se le trovo in negozio. Le rovini, tabona! Queste reliquie sacre! Mi metto a voglia di mettere lì, di giocarci, di fare la dealer, no eh. Due pacchettini alfa. Ci sarà IQ anche questa volta? C'è IQ. Devo capire toccando se c'è IQ anche qua dentro. Purtroppo è IQ anche questa. Quindi questo piccolo pacchetto rimarrà chiuso in eterno. In eterno. Chissà se le sorprese sono finite. Vediamo. Assolutamente no, raga. Ma il libretto di Rainbow Six? Io penso che sia un'agenda. No, no, non mi dire che è un'agenda, che io amo le agende. No, 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 raga, no, 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 no. Cioè, lo aprite. Banca. E qui si sbanca, come si dice noi. Con tutta la mappa. L'odore è proprio quello buono, quello dei libri belli. Però adesso possiamo studiarci tutte le strategie proprio a mano della serie The Lion e professoressa interroga Soundless. Siamo praticamente inconsolato. Quale spot andiamo? Primo spot è al piano superiore, stanza del console e la bocciato, non è sicuro per niente, mi dispiace. E ovviamente dietro è come abbiamo anche noi il cappello, ovvero Rainbow Six, sì, gli omini di Rainbow. Fighissima, ha fatto un lavoro fenomenale. Raga, veramente, dopo aver già aperto quello dello scorso anno, mi aspettavo qualcosa di figo, L'hanno fatto. Non così tante cose fighe. Sono rimasto veramente sbalordito, non mi aspettavo assolutamente le carte. Che sono sempre stato un collezionista di carte, quindi veramente felice. E il mouse, guarda, mai mi sarebbe passato per l'anticamera del cervello. L'agenda, siccome tiene una calligrafia del cavolo, diventa mia. Il mouse, abbiamo già detto che ne ho dato uno solo, quindi è mio. Termite, il cibi, chi è il main termite? Io. Guarda, giusto ti posso lasciare uno di questi perché ce ne hanno dati due. Guarda, siccome sono generosa, appena trovo Blitz Elite e quello standard, te li lascio tutte e due. Poi dimmi se questo non è un affare. Almeno la maglia da dosso non me la togli. Sei sicuro? Sì. Sei sicuro? Sì. Vieni. No, 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 no. Non è caduta la scatola, no. E no. Con questo botto termina il video. Spero che vi siate divertiti, che abbiate visto tutte queste figate che Ubisoft ci ha mandato, quindi un super grazie a Ubisoft Italia e ci scusiamo per il disagio. Ci vediamo presto, lunedì, con 1v1, 9 operatori, Gridlock e Mozzi. Vendetta vera, vendetta vera. Non ci crede nessuno. Come devo fare con l'IQ? Me ne sognerò stanotte le IQ. Basta con IQ. Però ragazzi, l'hanno migliorata. Da notare la versione dell'anno scorso e la versione di quest'anno. Questa c'ha il buchetto per respirare sul naso. Non deve più soffocare. Salvate anche voi un IQ. Ma che problemi hai?
Se fosse stato un 1 vs 1 avrei ovviamente vinto io, perché si è capito chiaramente che Ubisoft mi adora, ha pensato esclusivamente a me e chi se ne frega di Sound!